Non vedevamo l'ora, è un po' tutta la cultura che riparte, vabbè, le biblioteche con molti sacrifici non si sono praticamente mai fermate, ma musei e teatri ovviamente hanno vissuto altri mesi di fatica e ora è la settimana buona. Siamo felici di queste riaperture, venerdì è un po' il giorno simbolo, nel senso che riapriranno anche il Teatro Rossini, peraltro poi essendo venerdì 30 aprile, anche giornata mondiale UNESCO del jazz, abbiamo scelto di chiedere anche simbolicamente ad artisti pesaresi, quindi al Pesaro Jazz Club, di riaprire il Teatro Rossini, sperando insomma, che sia una riapertura lunga, insomma, senza altri stop, almeno non legati alla pandemia. I musei, le mostre, i musei civici, il Museo Nazionale Rossini, la stessa Domus di Via dell'Abbondanza, presto Colombarone saranno visitabili, sarà presto visitabile anche la Sonosfera, qui stiamo facendo alcuni upgrade tecnici rispetto all'altissima definizione dei video, insomma degli schermi che si stanno montando. Questo ritorno ai musei, questo ritorno alla cultura è anche una grande operazione, non solo appunto di crescita culturale, di recupero di tempo perso, ma anche un'operazione di fiducia ovviamente rispetto a luoghi della cultura che hanno sempre applicato al meglio, al massimo gli standard di sicurezza. Il weekend sarà anche d'ingresso libero e gratuito, potenzieremo in particolar modo la didattica anche per i più piccoli, anche per avvicinare sempre di più le famiglie che amano ovviamente i percorsi didattici all'interno dei musei. E in tutto questo quadro di riapertura appunto di venerdì 30 alla Pescheria, come spesso capita, insomma come spesso ha fatto nella sua storia anche recente, fa da anticipatrice. Proprio al Centro Arti Visive Pescheria ha aperto oggi al pubblico Light My Fire, Dante e l'arte, una lunga storia d'amore. La mostra a cura di Marcello Smarrelli, che rappresenta una delle iniziative cardine con cui Pesaro celebra i 700 anni dalla morte del divino poeta. La mostra quindi è aperta da giovedì, quindi da oggi fondamentalmente, anticipando le altre aperture, e una parte sarà visibile soprattutto col buio dall'esterno, perché come dicevamo il percorso di visita sarà costituito sia da Salvador Dalì nella Chiesa del Suffragio, in questo allestimento circolare un po' metafisico, un po' da girone dantesco, con le 100 tavole che richiamano i 100 canti della Divina Commedia, che in questo loggiato, oltre al Light My Fire che fa da titolo alla mostra, dove abbiamo le opere invece di Robert Rauschenberg sull'Inferno dantesco, e questo video di Claire Fontaine, questo video altamente suggestivo e anche significativo di questo fuoco che pare, diciamo, bruciare l'Europa del Sud, dei paesi diciamo storicamente più diciamo a più alto debito pubblico secondo il Fondo Monetario Internazionale del 2011. Sarà visibile anche questo ovviamente con il buio dall'esterno, da via Cavour, quindi creando non solo una mostra ma una vera e propria installazione urbana.